Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. La prima è che il giorno che è stato eletto, io abito qui veramente a due passi da Piazza San Pietro, quindi si era sparsa la voce che c'era stata la fumata bianca e sono corso a Piazza San Pietro principalmente per curiosità. E la cosa che mi ha colpito tanto da subito è stato il fatto che lui abbia voluto chiamarsi Francesco. Poter capire che magari poteva diventare uno dei pochi potenti del mondo in grado veramente di poter cambiare un percorso negativo e renderlo meno negativo, quantomeno.